Allora, ancora una volta parliamo di zaino Ryanair. Mi capita spesso parlarne perché tanti mi fanno tantissime domande. Big Mamba è lo zaino in vendita su Amazon Italia ed è 40, 20, 25. Queste sono le misure effettive di Ryanair per il piccolo bagaglio a mano. Vedete? Senza, diciamo, queste misure non si rientra nelle misure del piccolo bagaglio a mano. Allora, ve lo presento immediatamente, eccolo qua. Le misure sono queste qui. Vi dico che comunque esternamente di colore nero, ma ci sono anche altri colori. Nylon avanti un pochettino gommoso perché è antipioggia, quindi impermeabile, mentre invece lateralmente la tela di nylon sembra un pochettino più tela che plastica, mentre invece avanti sembra un pochettino più plasticoso. Allora vi dico subito, aperto questo zaino mi sono reso conto e mi sono veramente reso conto che ci sono una marea di scomparti. Iniziamo subito con quello anteriore, ve lo faccio vedere. Abbiamo ampio spazio, guardate qua, abbiamo un'altra chiusura per mettere un piccolo laptop, ma lo potremo mettere anche dietro, dopo vi faccio vedere. L'andiamo a chiudere. Abbiamo anche una chiusura laterale, eccola qua, guardate quanto è grande. Dentro ci possiamo mettere anche dei biglietti aerei, ma ci possiamo mettere anche un portafoglio da donna, una trousse che è molto grande. Allora, non vi dico le chiusure laterali perché queste qua servono per stringere o eventualmente possiamo stringere o allargare il bagaglio, ma servono anche per tenere bene il bagaglio fermo. Abbiamo la maniglia direttamente che possiamo trasformare lo zaino in una mini valigia, quindi ha proprio la forma di una mini valigetta, ma esteticamente molto molto più bella. Ho visto veramente delle cose orribili, ma abbiamo anche la maniglia superiore, quindi abbiamo tre modi di portare questo zaino: maniglia superiore, maniglia laterale stilo valigetta, e abbiamo le fasce laterali, le fibbie che sono imbottite per quanto bassa dietro, vedete? Sono anche molto ben cucite. Il materiale, vedete, qui ha una zona di rinforzo con un gancio che possiamo vedere. In questo caso qua c'è questa zona a doppio strato, vedete dietro, e qui dentro qui possiamo ancora e ancora mettere qualche cosa, vedete, qualche foglio, qualche documento importante che vogliamo che non venga rubato, quindi questa è anche un'ottima cosa antifurto. Ma andiamo a vedere un pochettino all'interno. Dietro c'è una chiusura per il computer imbottita, vedete, guardate qua quanto spazio all'interno. Allora vi dico anche, chiusa la chiusura posteriore, passiamo alla valigetta vera e propria. Vedete, le chiusure sono anche buone come metallo di qualità. Ve la sto facendo vedere da vicino, dopo vi dico due parole a quattro occhi. Apriamo la nostra valigia, ecco, perfetto. Allora, guardate qui, rendetevi conto, qui c'è una tasca anteriore, un'altra tasca anteriore retata divisa in tre scomparti. E questo è importantissimo perché se mettiamo delle cose che hanno bisogno di respirare, le possiamo mettere tranquillamente. Non finisce qua perché abbiamo, vedete? Guardate quanto spazio qui dentro, se mettiamo bene il bagaglio c'entra di tutto. E in più, per separarlo, abbiamo una rete proprio come avviene, come fanno per le valigie. Guardate qui, ecco qua. Quindi non si muove niente, tutto rimane sistemato. Lo zaino lo andiamo a chiudere e il gioco è fatto. Ora scambiamo due chiacchiere e parliamo un pochettino di questa valigia in modo da Allora, vi avvicinarla. ho fatto vedere un pochettino le misure dello zaino, vi ho fatto vedere un pochettino gli scomparti e vi dico che ce ne sono davvero tanti. Iniziare dallo scomparto antifurto posteriore, dove possiamo infilare qualsiasi cosa che da sotto non cade, che rimane ben nascosta dietro la schiena. Le fibbie comunque buone di qualità che si sganciano lo stesso, vedete, vi faccio vedere. Si possono ampiamente regolare, cuciture fatte bene, ma l'importante è la maniglia. Vedete, se la vogliamo portare come una valigetta normale, la possiamo portare, ma nello stesso tempo la possiamo anche portare di così, oltre che con le fibbie. Avanti abbiamo gli scomparti, abbiamo lo scomparto diciamo, per notebook proprio, nella parte posteriore dove ci possiamo infilare sicuramente un laptop da 13 pollici, questo qui ci va benissimo, il mio Mac da 11 ci va sicuramente nella recensione, mentre vi sto parlando in questo momento, vi dirò se il laptop HP nuovissimo da 15 pollici ultra slim entra in questa borsa perché mi arriverà a momenti, quindi potrò dirvi se all'interno c'entrerà. Quindi lo vedrete nel post produzione quando avrò pubblicato il video. Allora, valigia impermeabile la parte anteriore, un pochettino più plasticosa, ma la cosa importante è che molti si recano diciamo, all'imbarco della Ryanair. E spesso quando hanno delle valigie che non rientrano nel piccolo bagaglio a mano ci sono dei seri problemi perché gli fanno pagare un surplus di 25-30, a volte ho visto anche persone pagare 40 euro con massimo stupore perché molti dicono non lo sapevo, non lo sapevo, però non si può dire non lo sapevo perché Ryanair ormai ha reso pubbliche le misure. Quindi se non abbiamo la priorità possiamo portare un solo bagaglio a mano, quindi una valigia tipo questa. Per essere sicuri, perché in Italia la possiamo scampare, ma se andiamo all'estero probabilmente sono molto più severi.
e ci beccano e dobbiamo pagare all'andata tanti soldi e al ritorno tanti soldi, quindi avremo dei problemi seri. Se invece abbiamo la Priority possiamo portare il piccolo trolley come per la EasyJet e possiamo aggiungere anche una borsa di questa. Ma sempre questa qui, sia chiaro, assolutamente piccolo bagaglio a mano Ryanair. Quindi sinceramente io viaggio tantissimo. Vi dico che questo qui è un bagaglio perfetto come l'altro che ho recensito. Ne ho recensiti due, questo è un altro e sono perfetti per la Ryanair, ve lo posso garantire sulla parola. Quindi se lo volete acquistare, io vi consiglio di prendere uno che rientra nelle misure. Non rischiate di non rientrare nelle misure, anche perché le fibre laterali vi danno anche un pochettino di resistenza in più, le possiamo regolare, le possiamo stringere quando ci serve. E quindi abbiamo sempre con noi tutte le cose, perché poi tutti gli scomparti ci consentono di poter mettere il telefonino dietro, ci mettiamo un power bank con il filo che esce, insomma possiamo fare tutto dietro imbottito quanto basta, non troppo perché altrimenti diventa cicciotto, però questo qui può essere il bagaglio ideale. Io sinceramente ve lo consiglio, ma non al 100% ma al 300%. Quindi ho terminato, se avete domande sono a vostra disposizione. Ciao.